il nuovo Cantagiro. Tappa dopo tappa, Ramona Dell'Abate e Flavia Fortunato si destreggiano tra beat e nuove leve. Benvenuti anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video vlog che è dedicato al Cantagiro. Ce l'abbiamo fatta veramente a sdoganarlo questo Cantagiro, specialmente in questo nuovo decennio che sto per affrontare, che è quello del 1990, dove finalmente torna il Cantagiro. La storia è stata veramente, diciamo, difficile anche da portare avanti, specialmente nel periodo che va dal 74, diciamo, in poi. E gli anni 80 sono stati praticamente inesistenti e finalmente torna il Cantagiro. Si chiama il nuovo Cantagiro, appunto, non per niente, e praticamente inizia dal 28 giugno del 1990. Per un periodo che spero sia abbastanza lungo. Io vivo con voi la storia, perciò vado avanti insieme a voi, non vado oltre prima di voi, e quindi io mi attengo soltanto a dirvi che nel 90 ricomincia il Cantagiro. Non sappiamo ancora quanto durerà, lo scopriremo passando con questa storia, raccontando tutta la storia, va bene? Oggi vi racconto quindi la storia del Cantagiro, il nuovo Cantagiro del 1990. Se vi piace l'argomento, vi ricordo nel mio canale c'è l'intera playlist che ne parla, la storia del Cantagiro la trovate tutta in questa playlist, non soltanto la storia del Cantagiro ma anche gli spin-off vari sulla storia di chi il Cantagiro lo vince e la storia anche di artisti che sono passati dal Cantagiro ma che abbiamo perso di vista, ci siamo dimenticati. Faccio anche una sorta di albo dei dimenticati, dei cantanti del Cantagiro, troverete tutto in questa playlist, ok? Oggi però ci concentriamo sulla rinascita del Cantagiro, quello del 1990. Buona visione e benvenuti sul mio canale. Il 28 giugno del 1990 torna il Cantagiro, questa manifestazione organizzata da Ezio Radaelli, debuttante nel 62, che si era poi interrotta fra una cosa e l'altra intorno all'82, e questo nuovo Cantagiro riparte nel 90, il 28 giugno, da Caltanissetta, e a guidarlo è ancora il suo vecchio patron, quello storico, cioè il signor Radaelli. Questa volta la gara ci sarà. E non sarà soltanto per i big, che sono 12, ma anche per le nuove proposte, che sono altrettante. 12 sono le tappe e dura fino al 12 di settembre. A presentarlo Ramona Dell'Abate e Flavia Fortunato con Andy Ruotto nel ruolo del direttore di gara. E Radue riprende in diretta tutte le serate e le presenterà in televisione il 28 giugno, il 5, l'11, il 18, il 25 luglio, il 1, l'8, il 15, il 22 agosto, il 5 e il 12 settembre alle 22. Andrà in onda quindi su Rai 2 alle 22:20. Questo diciamo che è il ritorno del nuovo Cantagiro di Radaelli, non soltanto in tante piazze italiane, ma anche proprio alla televisione. Allora, come già detto, 12 sono i big in gara, 12 le nuove proposte, ma ci saranno anche degli ospiti stranieri che saranno importantissimi. Ci saranno i Mano Negra, arriva Didi Bridgewater, ci saranno Nick Kamon, Wendy e Lisa, le Bananarama, Ricky Evans, Bob Geldof, Papa Winnie, Hot House Flowers, Gypsy King e anche il grandissimo Paul Young. Per quanto riguarda l'itinerario della manifestazione, Radaelli ha annunciato, oltre a Caltanissetta, città dalla quale prende il via la manifestazione, altre due tappe che sono proprio in Sicilia, e cioè Catania per la seconda serata e Marsala per la terza. Il meccanismo della gara prevede un girone all'italiana in cui ogni big si incontrerà con ognuno degli altri in gara per 11 serate più la
finalissima. Il nuovo Cantagiro non si occupa soltanto di musica questa volta, la manifestazione prevede infatti anche una campagna di solidarietà nei confronti degli handicappati e anche per il recupero di tossicodipendenti, oltre a iniziative per l'ecologia, l'ambiente e per sensibilizzare la gente al problema della pirateria discografica. Era una grande piaga degli anni 90, era nata negli anni 80 a dire la verità. Allora, nel corso del tour saranno inserite anche due canzoni sul tema della droga e sul problema dell'handicap. L'organizzazione mette poi a disposizione delle amministrazioni comunali che ospitano la rassegna libretti di risparmio su quali poter versare fondi a favore di organizzazioni impegnate nel recupero dei tossicodipendenti e anche nell'assistenza ai portatori di handicap. Nel contesto del nuovo Cantagiro del 90, il patron Radaelli, diciamo proprio alla finale di questo Cantagiro, farà delle promesse, e le farà proprio per quanto riguarda il Cantagiro dell'anno dopo, perché prometterà la presenza di Morandi, di Battisti, di Dalla, di Fausto Leali, di Ranieri, e acquisterà anche, secondo quello che viene detto nel 90, poi scopriremo l'anno prossimo se sarà così, una veste internazionale dello stesso Cantagiro, perché infatti nel 91, così come anticipa nel 90 il patron, il giro della musica del Cantagiro toccherà buona parte del vecchio continente e si chiamerà il Canta Europa. La categoria delle nuove proposte del nuovo Cantagiro del 1990 sarà composta da 12 nuove proposte. Alcune le conosciamo perché proprio in quegli anni fanno Sanremo, ad esempio, sono delle nuove proposte di Sanremo che girano da parecchio tempo, ci sono veramente dei nomi che conosciamo davvero molto molto bene della musica italiana emergente. Ci sono delle cose anche stranissime in questa categoria, con degli artisti che davvero in questa categoria ci stanno un po' strettini, a dir la verità, però ve lo dico, sono gli svarioni classici di tutti i festival, abbiamo parlato già anche in altre storie. Allora, le nuove proposte del Cantagiro del 90 saranno le seguenti: ci sarà Biagio Antonacci, la canzone che canterà è Fiore, Tony Cercola con Onda Latina, Marco Conidi con La Porta del Cielo, Manuel De Peppe con Il Mondo Siamo Noi. Ci sarà anche Rosario Di Bella, canterà Come se parlassero due amici, e Franco Fasano, che canterà Il Cielo è sempre lì. Ci sarà anche una certa Dilene Ferraz, cantante se non sbaglio sudamericana, che poi diventerà italiana a tutti gli effetti negli anni 2000. E poi ci sarà anche Bea Giannini, la canzone che canterà sarà Una storia da raccontare. Ci sarà anche Stefania La Fauci, canterà in coppia con Erminio Sinni, la canzone è Non sarà, e Milk & Coffee con Cuore di pietra. Milk & Coffee davvero è scandalosissimo negli anni 90, mettermi a fare nuove proposte dopo che hanno fatto tutta questa carriera, vabbè, è così insomma. Ci sarà anche Filippo Mondello, canterà I profili di Venere. Ma poi ci sarà anche Giosquillo fra le nuove proposte. Io boh, non lo so come succede, che cosa accade in questo Cantagiro del 90. Lei rifarà una canzone delle Zeppelin che si chiama I Walla Da Love. La riproporrà tutta in versione molto rocchettara, pazzissima, la Giosquillo. Allora, vincere la categoria delle nuove proposte del Cantagiro del 90, e meno male perché l'hanno fatto cantare da nuova proposta per 10 anni circa, finalmente vince, e sto parlando di Franco Fasano, che vince con la canzone Il Cielo è sempre lì. La categoria Big del nuovo Cantagiro del 90 di Radaelli sarà composta da 12 big della musica italiana che si sfideranno ad ogni tappa. Le tappe sono tantissime, sono circa 12, forse anche di più.
quelle del Cantagiro del 90, e ad ogni tappa ogni artista praticamente big, piuttosto che cantare, diciamo, la loro canzone dell'estate, ma poi faranno anche quella alla fine perché è un modo per promuoverla, le battaglie fra di loro saranno con i loro cavalli di battaglia, perciò loro in pratica cantano grandi successi di repertorio della loro carriera. Quindi non soltanto la canzone dell'estate, va bene? Ok. È per questo motivo che vi dirò soltanto i nomi degli artisti big, perché cantano tantissime canzoni, e poi vi dirò il vincitore. Nella categoria big del Cantagiro del 90 ci saranno Enzo Avitabile, Eugenio Bennato, la grandissima Lena Violcati, ci sarà anche Nino Buonocore, Tony Esposito, ci sarà anche Fiordaliso, ritornano anche Formula 3, Alberto Fortis, la grande Mia Martini, Amedeo Minghi, Lee Stadio e Paola Turci. Va bene, sono questi i big della musica italiana che si sfidano nel Cantagiro del 90. Ma a vincere questa categoria del Cantagiro del 90 sarà il grandissimo Amedeo Minghi. Iniziamo subito la nostra gara del girone B, quello dei big di domani, dei nostri giovani, e gli ultimi due cantanti in gara sono Filippo Mondello e Gio Squillo. Ma iniziamo con I profili di Venere, canta Filippo Mondello. Timidi, ma presenti con me, come ci stai? La classifica dei dischi più venduti da questo Cantagiro del 90 è il nuovo Cantagiro, un grandissimo ritorno dopo così tanti anni, erano circa 8 credo proprio che non esisteva e non c'era più il Cantagiro, che torna proprio nelle mani di Radaelli. Allora, visto che però la sfida fra i big in realtà è fatta di grandi successi e anche di cavalli di battaglia, chiaramente io vi elencherò nella classifica dei dischi più venduti quali sono i dischi che in quell'anno gli artisti in gara avevano in classifica, perciò sentirete anche dei titoli che loro canteranno nuovamente al Cantagiro, chiaramente, ma che sono pezzi in realtà del Festival di Sanremo di quell'anno. Comunque, dal Cantagiro del 90, colui che in realtà poi vende più dischi proprio in quell'anno è Amedeo Minghi, e questo accade in tutte e due le versioni, sia in 45 giri che in album. Infatti negli album Amedeo Minghi avrà due dischi in classifica nel 90, che sono La vita mia al numero 31 e al numero 65 il suo album live Minghi in concerto. Sempre per quanto riguarda gli album, in classifica ci saranno anche Mia Martini con La mia razza al numero 88 e Sabato, domenica e lunedì di Nino Buonocore al numero 98. I singoli invece saranno i seguenti: il più venduto in assoluto è quello di Minghi con Mietta, Vattene amore, al numero 2, che è il secondo singolo più venduto nel 90, ma comunque arriva da Sanremo questo, eh. Al numero 12, forse, diciamo proprio, sì, diciamo, cioè tranquillamente, una delle poche canzoni estive che sono in classifica da questo Cantagiro, e sto parlando di Scrivimi di Nino Buonocore, che è al numero 12 fra i dischi più venduti nel 90. Al numero 50 c'è Mia Martini, La nevicata del 56, pezzo che aveva cantato a Sanremo, e al numero 54 la nuova canzone dell'estate di Fiordaliso, che era Cosa ti farei. Al numero 55 il pezzo di Sanremo di Paola Turci, Ringrazio Dio. Sono questi appunto gli artisti, diciamo così, più venduti dal Cantagiro Giro del 90. Il nuovo Cantagiro di Radaelli, quello che riparte dal 1990, una, diciamo, una carovana, diciamo, di artisti che partecipano un po' come se fosse un festival bar, però all'italiana, non so se mi spiego, perché comunque il Festival Bar sia negli anni 80 ma molto anche negli anni 90, come ricorderete, era molto dance rispetto a questo che è Cantagiro, appunto, che pur avendo comunque ospiti internazionali si basa principalmente proprio sulle performance dei cantanti italiani, e molti vengono dal Sanremo di quell'anno. Ci sono veramente artisti che hanno fatto Sanremo, che hanno dei successi in circolazione da quel Sanremo.
Qui diciamo che la politica, ecco, di Radaelli, di questo Cantagiro, è quella di riproporre, ecco, diciamo, uno spettacolo di musica italiana con i più grandi artisti big di quel momento, di quell'anno. In pratica sono tutti molto popolari, tutti artisti che di grandissimo successo proprio della fine degli anni 80 e primi anni 90. Insomma, ha scelto proprio un cast di stelle, no, molto attuali per fare questo nuovo Cantagiro. Nuovo Cantagiro che, come avete visto, ha due vincitori nel 90, e sto parlando di Amedeo Minghi e di Franco Fasano. Voi direte: ah, Alessio, come facciamo? Facciamo che raccontiamo la storia, come abbiamo fatto per tutti quelli che hanno vinto il Cantagiro, e chiaramente vi racconterò anche nei prossimi vlog la storia di questi artisti. Perciò racconterò la storia di Minghi, la storia di Franco Fasano, e mi pare giustissimissimo, perché è un grandissimo autore, come lo stesso Minghi, d'altra parte. Quindi vi racconterò proprio la storia di questi due artisti che vincono il nuovo Cantagiro di Radaelli del 1990. Quindi vi aspetto le prossime volte, va bene? Io vi ringrazio per la visione. Se vi piace l'argomento, vi ricordo che nel mio canale c'è l'intera playlist che parla proprio di questo argomento. Troverete all'interno di questa playlist, che si intitola La storia del Cantagiro, tutta la storia del Cantagiro a puntate. Troverete gli spin-off dedicati a chi il Cantagiro lo vince, e dedicati anche chiaramente a chi invece, pur avendo fatto anche il Cantagiro, non soltanto quello, col passare del tempo li abbiamo un po' dimenticati. Perciò magari nella storia, ecco, probabilmente anche in questo caso potrò farvi un vlog dove vi racconto anche un po' di dimenticati di questo Cantagiro del 90. Io vi ringrazio tantissimo per la visione e vi aspetto alla prossima volta. Ciao da Ale.